Ciao ragazze, nuovo video haul e vi faccio vedere cosa ho comprato con questi saldi 2014 estivi. E è solo un primo round di shopping perché poi ne farò anche altri, però per il momento, siccome ho preso tante cose, ci tenevo a farvele vedere come vi avevo anticipato negli scorsi video. Allora, sono stata sabato a Brescia e ho fatto un po' di giri, un po' al mercato e un po' in alcuni negozietti che ci sono lì al centro. E vi faccio vedere un po' cosa ho comprato perché ho comprato delle cose molto carine. Allora, nel primo negozio sono andata in questo negozio di scarpe che vendeva tutto a 5 euro. Quindi praticamente è un negozio di scarpe che di solito ha le scarpe a 20 euro, poi le mette a 15, poi a 10 e alla fine quando ci sono proprio i saldi sono a 5 euro. Io ho preso queste bellissime décolleté verdi che avevo già viste in realtà, ma non le volevo acquistare a 20 euro perché non mi servivano, ma quando le ho viste a 5 euro le ho prese subito e sono queste décolleté verdi open toe, quindi sono aperte sul davanti e hanno praticamente il colore, sono fatte in tessuto, quindi un tessuto molto molto rigido, sono molto carine. Il tacco è color camel, sarà un tacco 10, non di più, quindi sono anche molto comode e poi hanno questo intreccio sul davanti, sempre color camel e queste borchiettine laterali e queste qua sono molto carine secondo me, abbinate con dei jeans e queste qui le ho pagate solo 5 euro. Poi, e lì mi sono limitata a prendere solo questo paio di scarpe, non ho voluto esagerare. La marca è XT Territori, che non so che cosa sia. Poi sono stata al mercato e al mercato io praticamente al mercato di Brescia ho un banchetto di fiducia dove sono sempre le cose a 4 euro e a volte trovo un sacco di cose, a volte meno, però vado spesso lì a comprare. Ho preso questa giacchetta che è un blazerino beige, vi faccio vedere, molto molto carina, foderata a righe all'interno e con tutti questi bottoncini sul davanti. È un blazerino molto carino e poi sinceramente per 4 euro mi sembra più che ottimo. E questo qui appunto l'ho preso al mercato e lì è tutto a 4 euro. Questo qua è una marca Gia Moda, qualcosa del genere. C'erano le taglie, erano solo beige, se no l'avrei preso anche di altri colori. E comunque lo trovo molto carino. È un blazer che utilizzo, i blazer io li utilizzo tantissimo. Poi sono stata in un negozio di cinesi che avevano delle cose praticamente carinissime e ho preso questo paio di sandali per 13 euro, quindi l'ho pagato una sciocchezza e li avevo già visti anche questi, però quando li ho trovati a 13 euro sono stata più contenta e sono praticamente questi sandali a fiori. Allora sono stata subito attratta dalla stampa fiorata perché mi piace tantissimo e mi piacciono tantissimo le cose a fiori, soprattutto le scarpe che non se ne vedono tantissime in giro. Questi qua comunque sono dei sandali. La cosa bella è la stampa appunto con queste roselline, sono fatte in simil raso, il tacco è un tacco, sarà un tacco 11, c'è la cernierina dorata dietro e la cosa particolare è oltre che la stampa anche il fatto che hanno praticamente tutte queste perline e Swarovski, finti Swarovski sul girocaviglia e sono molto carine, solo 13 euro. Poi vado un po' in disordine. Sempre al mercato nel banchetto di 4 euro ho preso questo abitino che è un abitino che userò in inverno barra autunno che è sempre a 4 euro ed è fatto in questo modo azzurro, è un azzurro proprio delicatissimo, ha degli inserti in ecopelle, quindi ci sono questi insertini in ecopelle in contrasto con il camoscio. Anche questo qua l'ho trovato subito molto carino, secondo me per l'autunno è molto accollato, semplice, molto diciamo basico, però carino comunque nel tessuto e poi per 4 euro mi è sembrato molto 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 abbordabile. Poi sempre nel banchetto di 4 euro ho preso questi shorts che mia mamma ha detto che sembrano dei pantaloni del pigiama per andare a dormire. Io li ho pensati con dei tacchi e una blusettina, secondo me sono molto carini, sono in simil raso questi shorts che restano morbidi sulla gamba, devo ancora provarli e mi sono piaciuti per il color champagne che è, e per il prezzo ovviamente 4 euro.